Buonasera a tutti, ben ritrovati con Granatissimi. Non va oltre il pari la Salernitana a Marassi, ma è stata una bella partita. C'è stato qualche segnale di ripresa per i Granata che non incassano gol da 2 giornate. Il lavoro di Paolo Sosa, la cura Sosa, come l'ha definita qualcuno, si fa sentire. Ne parliamo con gli ospiti in studio. Grazie, buonasera al direttore di Cronache Tommaso D'Angelo. Salve, buonasera. Buonasera a Peppe Iannicelli. A te, Carla, e ai nostri telespettatori, buonasera. E stasera sono particolarmente felice e contenta di ospitare a Granatissimi Don Roberto Faccenda. Buonasera a voi, grazie dell'invito e complimenti, lo dico prima, Tifosissimo della Salernitana. assolutamente. Oltre che ottimo predicatore dei fatti Granata, giusto? Ci proviamo, ci Quelli proviamo. del campo, Quelli del campo. ovviamente. Direttore, allora, un pari che significa un passo in avanti in classifica, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, in vista poi del posticipo di lunedì sera a San Siro. Pare che il più scontento di questo pareggio sia proprio il presidente Iervolino, che domenica con aereo privato e famiglia ha raggiunto lo stadio Marassi per assistere alla partita. Devo dire che leggendo e vedendo molti hanno visto, diciamo, un bicchiere mezzo vuoto. Secondo me è sbagliato. È sbagliato perché è vero. Era un'occasione grandiosa, non dico per chiudere il discorso salvezza, ma dargli una bella botta. Però la gara che cosa ci dice? La gara intanto ci dice che la Salernitana non prende gol da 2 giornate, frutto ovviamente di quello che in gergo si dice è la mano dell'allenatore. È evidente. Che ovviamente non significa che i difensori siano diventati improvvisamente giganti, significa che tutto l'aspetto difensivo che parte da centrocampo permette ai difensori di essere più coperti, di non essere in balia degli avversari e quindi, voglio dire, squadra più stretta e meno possibilità noi diamo agli avversari. In fondo, diciamo, col Monza abbiamo subito un po' di più, sono le 2 parate di Ochoa, a proposito del portiere, Colombone dopo, primo piano, Cospargi il capo di Cenere, anche perché l'aspetta anche Chiariello e quindi gli ho Va promesso che bene, l'avessi fatto. mi cosparo adesso. Sì, un primo piano agli Iannicelli per Mentre piacere. stai Eh no, parlando, e poi mi dobbiamo fare il dimentico il mio teatro. amico Chiariello, ecco, Vabbè, mi Cospargo, cospargo il capo di nuovamente, anche se Cenere. io ritengo che Sebe fosse perfettamente idoneo comunque a Cospargi salvare la piano il capo Salernitana. di Ochoa è Cenere. meglio e mi cospargo. Bene, Vi chiusa faccio la parentesi, notare, sì. in risposta a quella che è stata, insomma, un po' il leitmotiv di questi giorni della famosa mascherina di Osimhen, che Peppe indossa una cravatta granata. Quindi siamo in perfetta par condicio e abbiamo zittito i più. No, Vai. gli faremo. Tu gli hai promesso Il la baffo granata. parrucca di No, Ochoa. io gli ho promesso la Il parrucca di baffo Ochoa, granata. gliela E porterò appena la trovo. quindi pareggeremo i conti. Ma la cravatta granata mi pare vada Bene, benissimo. chiusa la parentesi dedicata agli Iannicelli, E alla alla Cenere Cenere. di Iannicelli. E quindi questo è il dato tecnico che viene fuori dalla partita. Poi, vi dicevo, col Monza Ochoa è stato più decisivo. Chiaramente Monza è più forte della Sampdoria, ha tirato una sola volta in porta nella ripresa con Quagliarelli, ma Ochoa era pronto alla parata, quindi fondamentalmente la squadra ha subito poco. Ha avuto le possibilità per fare gol, diciamo la verità, almeno 3 occasioni di gol ci sono state. Nel complesso però si è vista una squadra in campo che secondo me non è ancora al 100% da un punto di vista atletico, ma sta migliorando a Migliorando. vista d'occhio. E poi io volevo parlare di Piątek, se mi consenti. C'è una legge scritta, non scritta del calcio che riguarda gli attaccanti. Io già l'ho detto martedì scorso. Ci sono momenti della stagione in cui tu tocchi il pallone e segni anche con l'alluce. Sono momenti della stagione dove tu non segni neanche porta vuota. Ciò premesso, chi però guarda la partita e parla di calcio nota come Piątek sia fondamentale per questa Salernitana, perché
per il lavoro che fa, non solo per gli assist ad esempio che ha fatto contro il Monza, ma per come tiene la squadra, la fa salire, è una squadra che non viene schiacciata, anche perché davanti, certo, con Dia avremmo un potenziale d'attacco superiore, però significa rompere gli equilibri. E Sosa è un allenatore molto attento agli equilibri, perché sono fondamentali, e dice una cosa giusta: bisogna tirare. Qui Maggiore, c'è l'occasione di Maggiore che è clamorosa, certo, oltre a quella di Candrea, certo, quindi bisogna avere più coraggio. Il calendario secondo me dà una mano alla Salernitana, perché questo Milan si può battere, chiedo, un Milan che sarà reduce da un'imbarcata in Inghilterra, e quindi lo troverà proprio nelle condizioni giuste per fare il colpo che ci permette, il colpo in canna, perché quel Verona resta un po' fastidioso secondo me. E anche se ha perso, datemi ascolto, la Cremonese è tutt'altro, mentre la Sampdoria dà proprio la sensazione di squadra ormai, voglio dire, verso la retrocessione acquisita, la Cremonese non mollerà facilmente, dice, ma che potrà fare? Probabilmente niente, ma darà fastidio. Quindi voglio dire, prima ce ne usciamo e meglio è. E concludo dicendo, secondo me, l'occasione giusta anche per dare prestigio alla stagione è proprio un colpo contro il Milan, che secondo me, io già ve lo dissi all'andata, è potevamo vincere, Nicola fece un disastro tattico clamoroso sulle Leao che neanche Iannicelli in panchina l'avrebbe fatto, se vi ricordate quella partita. Sì. Credo che non ripeteremo quegli errori. E allora, sul tema attaccanti, devo dare subito spazio al nostro ospite che è via Skype, Gaetano Khalil, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Cioè, dalla tenuta immagino che siamo almeno sui 25-30 gradi? 30. Possiamo essere invidiosi. Sì. Allora, che succede agli attaccanti della Salernitana, Piontek in particolare, che non riesce a segnare? Come si trova la quadratura del cerchio in un momento così, non dico difficile, però non simpaticissimo? La vita dell'attaccante sicuramente è un ruolo più bello della squadra, però è quello più che c'è più pressione addosso, quello più è che la gente vuole più il risultato di un attaccante, certamente per questo, perché è uno decisivo in campo, quindi sono quei momenti che ci capita a tutti, è una cosa normale, non è una cosa che vediamo anche nelle grandi squadre, vediamo anche con i grandi attaccanti che hanno quel periodo che non segnano, però ora è un momento in cui gli attaccanti devono segnare, perché è arrivato il momento decisivo della stagione, e credo che solo la serenità, tranquillità, la fiducia potrà risolvere questa cosa, perché l'attaccante vive di questo, vive della fiducia di come è in settimana, come sta in campo, anche con la vita, proprio anche fuori dal campo, se sta andando tutto bene, come ha detto anche il collega, che segna anche senza volere, la palla sbatte addosso e entra, quindi è più questione di testa che altre cose, di forma fisica o altre cose. Se più mette pressione, secondo me più incertezza, più non trova più la fiducia e quindi sbaglierà di più. Quindi l'attaccante deve lasciare sempre sereno, perché un attaccante per vestire questa maglia, e se la veste è perché ha capacità e è un grande attaccante, quindi lasciamo che la prossima partita vengano i gol degli attaccanti, che sarà importante ora. Gaetano, ti faccio parlare con il collega Peppe Iannicelli. Ma in qualche modo nel suo ragionamento ha già anticipato quel che volevo domandarle, cioè cosa consiglia in questo momento a Piontek? In questi momenti così difficili, quando non segni neanche con l'imbuto e a porta vuota, che cosa deve fare l'attaccante?
Deve, non deve mollare mai, deve insistere e anche allenamento, fare anche qualcosa di più, perché tante volte il lavoro paga, magari se stai lì dopo allenamento a fare le finalizzazioni in porta, stare lì anche 30 minuti dopo un allenamento a fare solo tiri in porta, questo fai anche inconscientemente lui. Dice no, mi sto allenando di più, quindi il gol uscirà. Quindi lui prenderà la fiducia anche su questo aspetto. Secondo me è quello che deve fare lui, allenare di più per trovare più fiducia e essere più tranquillo davanti alla porta. Perché quando un attaccante è tranquillo davanti alla porta segna, e poi sappiamo anche le sue qualità, è un giocatore che dispensa qualsiasi tipo di commentare, quindi giocatore forte di espressione, quindi manca solo magari anche un gol a caso, gli fa anche sbloccare e ripartire per iniziare a fare gol. Gaetano, so che abbiamo poco tempo, quindi ti faccio un'ultimissima domanda. Conosci Paolo Sosa e ti chiedo se è lui l'uomo giusto per la Salernitana, per condurla alla salvezza. L'ho avuto, non lo conosco personalmente, però ho avuto sempre il modo di seguire anche il suo lavoro, quindi anche quando è arrivato qua in Brasile nel Flamengo ho potuto seguire anche più da vicino. Sembra un allenatore molto serio, molto, molto professionista, anche consapevole di quello che fai. Molto intelligente per capire anche le situazioni di gioco, anche la situazione della stagione, anche la situazione proprio dei giocatori. Quindi io credo che sia un allenatore giusto, credo che prenderà tante soddisfazioni a Salerno perché è un allenatore che ha una grande personalità, abituato a piazza importante, con pressione. Qui a Flamengo anche ha fatto. Non ha fatto bene bene, però non ha avuto anche molto tempo di esporre il suo gioco, anche la sua mentalità di gioco. Quindi, per quello che conosco io, è un allenatore che può fare molto bene e sono ottimista per lui a Salerno, credo che farà bene. E allora, grazie a Gaetano Calil, che è stato nostro ospite, seppure per qualche minuto lo ringraziamo. Direttamente eravamo collegati, eccolo lì. Ciao Gaetano, grazie. Grazie di tutto, grazie per l'invito. Mi scuso che ho tempo corto, ma mi piacerebbe anche parlare di più con di Salernitana perché è una cosa che mi piace sempre, mi fa tanto piacere e lascio un saluto a tutti i tifosi. Vedo anche la brigata di Monaco lì che è pronta a entrare. Sono lì. Sì, Un tra abbraccio poco a tutti i saranno con tifosi noi. di Salernitana e spero di rivederti prima e un bocca al lupo a tutti noi. Grazie, grazie Gaetano, grazie, buonasera. Ciao. E allora, a Gaetano proposito, è anche un eccellente italiano. assolutamente sì, Caspita, ha assolutamente sì. E conservato una padronanza perfetta della lingua. Complimenti. allora, a proposito del momento della Salernitana, ci guardiamo, caro Don Roberto, il servizio di Carmine Quaglia che ci fa il punto della situazione, poi te lo faccio commentare. Un punto d'oro o di rimpianti? Solo con ulteriori segnali nei prossimi turni arriverà la risposta definitiva sul pari a reti bianche firmato dalla Salernitana a Marassi contro una Sampdoria all'ultima spiaggia, bloccata dal punto di vista offensivo e che ha rischiato tantissimo sull'ottima verticalizzazione di Candreva. Nel momento clou una finta di troppo per il jolly offensivo della gestione di Paolo Sosa, che non sigla il classico gol dell'ex da potenziale spartiacque in chiave salvezza per il cavalluccio marino. Manca l'acuto per i tanti tifosi granati al seguito in una domenica pomeriggio di sostanza per la Salernitana. Questo non può passare inosservato. Secondo clean sheet consecutivo contro il peggior attacco del campionato, ma è pur sempre un dato da celebrare per la peggior difesa del torneo. Ovviamente pesa tantissimo la zavorra determinata dagli 8 gol incassati nella sola trasferta di Bergamo. Piontek si conferma come nota stonata, non riesce proprio a sbloccarsi il polacco, tenuto in campo anche a Marassi per tutta la sfida da Paolo Sosa. Il portoghese ripartirà anche da Mazzocchi e Maggiore, in
preferiti contro la Samp in avvio di ripresa, minutaggio che aumenta per l'esterno e il centrocampista. In terra ligure si è rivisto anche Dia. Per il senegalese passerà il rilancio degli attaccanti, con una Salernitana da più 7 rinnovato sulla zona rossa, verso la sfida con il Milan. Altri 90 minuti che volano via, con Ochoa prezioso quando occorre e con la conferma del vantaggio nella marcia salvezza. Don, marcia salvezza, quali sono i principali ostacoli, al di là dei punti, insomma, che bisogna farli? Ma sicuramente bisognava ricompattare e vedo che ci stiamo riuscendo. Mi viene in mente una frase di Pascal che dice che il cuore ha delle ragioni che la ragione non ha. E penso che in questo momento, più che fare mille ragionamenti anche noi dall'esterno, bisognerebbe avere il coraggio di buttare il cuore oltre l'ostacolo, cosa che stiamo evidentemente facendo. Sicuramente io considero un bicchiere mezzo pieno, visto che siamo partiti da questa considerazione. Un po', diciamo così, mi sono sentito tirato in causa quando mi avete detto di cospargere il capo di cenere, perché siamo lontani dal mercoledì delle cene. Ma Nianicelli ogni martedì con me. Ogni martedì mi anche a prescindere, non era voluto, diciamo. Ecco, a prescindere dalla Quaresima, voglio dire. Sì. Deve per forza emendarsi da qualche cosa. Quindi diciamo, credo, ne sono profondamente convinto, che la strada imboccata è quella giusta. Adesso ci sono sicuramente squadre blasonate, come diceva il direttore, chissà come troveremo il Milan, spero di trovarlo scarico, sì, però diciamo, noi siamo riusciti in risurrezione nel passato, in quest'anno e anche negli anni scorsi, di squadre che erano definitivamente capitolate e invece con noi si sono riprese. Mi auguro che questo non accada lunedì e che ci facciamo trovare pronti, sicuramente con le nostre armi migliori, e giocare con il cuore, che penso sia la, non sono un tecnico e pratico come insomma i direttori presenti, però penso che sia la migliore soluzione, che vada al di là anche un pochettino degli schemi, perché a Senna mi sembra che mo, a prescindere dallo schema, che comunque si diceva cambiare difesa in modulo a 4-3, in ogni caso quello che contava è l'approccio che la Sanità ha avuto, e ci è sembrato un approccio forte, molto intenso, che però a Genova non ha prodotto quello che noi ci auguravamo. Ahimè, poi guardavo le immagini, avevo proprio totalmente dimenticato per esempio la posizione di Junior, avevo proprio totalmente dimenticato, che è bellissima, avevo pensato che Candreva potesse tirare prima, invece forse poteva darla più, insomma, riguardando le immagini mi sono un po', e poi mi sono emozionato guardando Calilli, insomma, chi di noi non si emoziona, un'annata strabiliante. Eccola qua la punizione di Sambia, bellissima. Eccola qua Sambia, tra l'altro è un calciatore coraggioso, cioè, sì, già prevedibile con l'angolo, il portiere non era uno sciocco, però una bella castagna da sassata, la buttata a sassata. Io però una cosa volevo chiederti, senza ovviamente violare l'eventuale segreto professionale, non mi permetterei mai. Mi fai fare un attimo un saluto, perché abbiamo in collegamento Skype il club Monaco di Baviera Granata, cioè Michele Della Notte. Buonasera, in compagnia di tanti amici, buonasera a tutti. Buonasera da Monaco di Baviera, qua sono i fondatori del club che abbiamo fatto qui a Monaco di Baviera, Gianmarco, Claudio e Massimo, poi ci manca un altro fondatore che è Marco, mio fratello. Siamo passati dai 30 gradi del Brasile a quanti ce ne sono a Monaco? 3 gradi. Allora va bene, non siamo invidiosi come Khalil, anzi, insomma, sì, potete invidiarci voi perché siamo sui 13, quindi prendiamoci il buono. Una bella serata, vai Peppe. No, hanno di che riscaldarsi, però, a giudicare da quel che vedo alle loro spalle, c'è la cantinola del club è ben rifornita, complimenti, vedo che riscaldiamo con il vino. Sì. No, ma lo chiedo a Don Roberto, così possiamo condividerlo anche con gli amici dalla Baviera, senza violare il segreto della confessione. Ovviamente tu sei anche più intimo nella dinamica della squadra, magari hai parlato con qualche calciatore, hai parlato con l'allenatore, vedi maggiore serenità, maggiore compattezza, cioè da questo punto di vista c'è un po' più di serenità rispetto alle ultime giornate con Nicola, che certamente sono serenità state serenità nell'animo, così esatto. Non viola il segreto, no, per l'amore, no, nessuna, non viola. Innanzitutto mi colpisce che a Monaco di Baviera tutto chi lo vina e non ha birra, veramente sono profondamente colpito. Guarda che in Baviera fanno degli ottimi vini, sono italiano, però pensavo che la birra nettamente, eccolo. Soprattutto voglio dire, che numero sarà della serata, vabbè, poi lo racconteranno loro, infatti sorseggia il luppolo. E l'altra questione, sì, sicuramente diciamo ho diversi colloqui, ed è il motivo per cui
Sono lì sul campo almeno una volta a settimana, sia con la squadra maggiore che con la primavera, che seguo anche il campionato, le partite, almeno quelle in casa, perché poi non riesco ad andare. E l'ambiente, io no, sono molto sereno in quello che dico, cioè prima io non è che noto nell'ambiente una pesantezza, in alcuni momenti sicuramente è stata più difficile, soprattutto dopo alcune sconfitte, alcune prestazioni, però l'ambiente generalmente era un ambiente positivo, anche perché anche mister Nicola è una persona solare. Mister Sosa, che ho conosciuto, con il quale ho scambiato anche qualche battuta, questo non vivo nessun segreto, abbiamo chiacchierato un po', siccome quest'anno è la giornata mondiale della gioventù che si celebra in Portogallo a Lisbona, abbiamo chiacchierato con il mister di questa possibilità. E ho strappato anche una piccola promessa, insomma, di incontrare questi giovani che partiranno. Ovviamente lui mi ha detto, Savamba prima non l'ha detto proprio così, diciamo, che lui parla benissimo tante lingue, un dialetto migliorabile, quindi diciamo lo miglioreremo anche su questo. E ovviamente penserà prima alla salvezza della settimana e poi incontrerà anche questi che ragazzi. Bello, che bello. E mi auguro che si possa verificare, perché sicuramente anche lui è una persona estremamente positiva con tutto il suo staff. E l'ambiente adesso in questa settimana ancora non sono andato, però penso sia dopo questi quattro punti ancora maggiormente positivo. No, io prima non capivo il significato di quella frase che diceva vincere aiuta a vincere, non capivo il significato perché non vivevo il mondo del calcio. Adesso lo noti nell'ambiente, nei sorrisi, cioè c'è proprio una differenza nelle partite vinte, maggiormente che ancora di più che delle prestazioni. E quindi diciamo noti proprio una carica diversa, l'ambiente diverso, e questo penso sia il risultato di questi ultimi momenti che viviamo. Sì, comunque sono presente e i ragazzi, chi più chi meno, insomma, riusciamo sempre a trovare un modo per scambiare qualche chiacchiera. E allora, Michele, da Monaco di Baviera, ti chiedo, vi chiedo, quanto è stato importante l'avvento di Paolo Sosa e se queste prestazioni, insomma, hanno dato già un segno tangibile della mano dell'allenatore? Insomma, a Genova si poteva fare di più o va bene così? Va bene così per noi. Io volevo solo sottolineare, noi siamo stati a Jemba anche nel ritiro con Nicola e non mettiamo in discussione il suo lavoro. Però noi a Monza già avevamo capito che era l'ora di andare a mandare via Nicola, che la squadra non giocava più. Questa è la nostra idea. Con il nuovo mister si vedono tante cose diverse e anche uno spirito diverso da parte dei calciatori. Abbiamo visto una bella atmosfera. Noi abbiamo fatto 7-8 trasferte e abbiamo visto già la differenza. Saremo a Spezia e a Torino sicuramente. Mi incuriosisce. Quindi comprende tutto il nord Italia, mi pare di capire. Bello. Sì, perché è molto comodo per noi. Sì, beh, anche Monza. A Milano ovviamente sarete presenti, immagino, a San Siro, no? Saranno 4-5 di noi che vengono, perché noi siamo il club Brigata Monaco di Baviera, però abbiamo anche adesioni da altre parti della Germania. E ci sarà il mio amico Franco Lettieri con altri Umberto Renzi che andranno in trasferta a Milano. Io purtroppo con i miei amici forse non andiamo, perché poi lavoriamo nel campo della ristorazione. Quanti tifosi ci sono più o meno in Germania della Salernitana? Allora, come adesioni in Germania, che io sono quello che poi gestisce tutto il sito, queste cose, siamo un'80 in tutta la Germania. Ma vi incontrate quando ci sono le partite? Cioè, come vivete questa passione quando chiaramente non riuscite ad andare in partita? Abbiamo una certa privata e ci comunichiamo chi viene, chi non viene, diamo appuntamento davanti allo stadio. Ma noi siamo molti amici anche con il club di Milano, gestito da Luigi Coppola e Luigi Bimbi, e gli amici della Svizzera con Pierpaolo. Perfetto. Tante persone ci hanno invitato la settimana prossima a mangiare una pizza a Zurigo, come vediamo di andarci. Che bello, che direttore, bello. No? Credo che a fine estate si prenota anche gli Annicelli, quindi. Sì, vediamo per l'Oktoberfest, ovviamente. Mi pareva. Certo. Doveva. Quindi ancora qualche mese e più gli Annicelli. Poi Monaco, la Baviera in generale, Monaco in particolare, sono tra le regioni e le città più gaudenti della Germania, certo. Perché sono intanto prospere, ricche, perché sono grandi lavoratori e poi hanno i piaceri della vita che amano coltivare, tra cui questo dell'Oktoberfest, che è una cosa davvero straordinaria. Peraltro io sono nato in provincia di Stoccarda, quindi non lontanissimo neanche da Monaco di Baviera, e quindi ho avuto modo anche da bambino di assaporare questo clima bavarese sempre molto festoso, insomma. Allo stadio di Genova siamo stati avvicinati a un ragazzo di Stoccarda che
mi ha contattato e che vuole aggregarsi a noi. Bene, bene, che bene. Bello. Beh, il sogno è di che vada lì a giocare alla Salernitana. E beh, perché no? Perché no? Magari... Sarebbe meraviglioso. Ho mandato anche la sciarpa tramite Francesco Caterina Chiappa Vippa a Ribéry, sperando che noi organizziamo una serata, se lui è disponibile a venirci incontro e portarci una maglia della Salernitana con tutti gli autografi, la esponiamo all'interno del nostro punto di ritrovo che è gestito dal signore dietro, Massimo Iacetta. E beh, bellissimo. Allora, noi ci fermiamo per qualche minuto, lasciamo gli amici della Badiera in collegamento, ci ritroviamo tra pochissimo. Eccoci qua di nuovo in studio con Granatissimi, abbiamo in collegamento Skype gli amici di Monaco di Baviera, ma torniamo a Salerno, direttore. Si è rasserenato un po' il clima intorno alla Salernitana? Sì, si è rasserenato. Dicevi prima qualcuno vede il bicchiere mezzo vuoto. Sì, devo dire che, te l'ho detto, so che anche il presidente non è rimasto molto soddisfatto, però ripeto, muoviamo la classifica, secondo risultato positivo, cioè non bisogna dimenticare da dove venivamo. E soprattutto bisogna capire come questo allenatore la sua mano già l'ha data da un punto di vista. Guardiamo un attimo la classifica, prima parlavi anche del... Sì, perché il Verona resta fastidioso. Abbiamo ancora, diciamo, un piccolo tesoretto che ovviamente va consolidato. Però il Verona è molto fastidioso, quindi perciò qui il rammarico sì. Vincendo con la Samp, voglio dire, facevamo un bel balzo in avanti, però va bene così, va bene così. Cioè a me interessava, al di là del risultato, vedere la reazione della squadra con il nuovo allenatore, non c'è stata crisi di rigetto, anzi il tecnico ha messo io, bastava poco mettere Candreva nel suo ruolo naturale. Sì. Però sai, a volte nel calcio anche le cose semplici Credo che abbia risolto tutto con Candreva, insomma, però probabilmente Sì, perché mette Candreva nel suo ruolo naturale a ridosso delle punte, giocatore di qualità, non lo costringe a fare il terzino, quindi lo ha sfiancato, è una fascia più coperta, da qui anche il discorso del fatto della tenuta difensiva, adesso è anche, diciamo, una fascia più coperta da giocatori competenti. Quindi voglio dire, è la qualità del tecnico che fa la differenza, mettendo i giocatori al posto giusto, che devo dire stanno rispondendo appieno a quelle che sono le sue sollecitazioni. Questo significa che ci può essere ancora un margine di miglioramento, perché in 15 giorni miracoli non se ne possono fare, però la mano già c'è, cioè tu già intravedi la strada tracciata al tecnico, che secondo me può solo migliorare, dato che io però resto sempre uno che dice facciamo prima i punti al più presto e poi ragioniamo sul resto, dico tutto bene, però facciamo i punti e cerchiamo di vincere a Milano, che non è un'eresia, ma ci sta tutto. Potrebbe succedere, la difesa torna a un bunker. Peppe, diceva la nostra grafica, ma anche la rivincita dei più giovani, Pirola e Daliliuk. Sì, diciamo che la squadra pare più razionale, oggettivamente. Ma era oggettivamente, lo chiedo, ti faccio finire, sì. Poi lo chiedo a Don Roberto e agli amici di Monaco di Baviera. La squadra... era solo una questione di ruoli, cioè Nicola aveva un modo diverso di vedere la squadra. Basta Candreva messo lì, insomma, non dare riferimenti agli avversari per rispondere. È ovvio che non basta solo questo, però... No, secondo me ci sono stati errori tattici clamorosi di Nicola. Tommaso ben evidenziava prima quello compiuto contro il Milan. È chiaro che giocare contro Leao, certo, voglio dire, è sempre complicato, però giocare in quel modo contro Leao significa, vabbè, uccidimi senza neanche tentare di parare i colpi. Questo, certo, è il ragionamento. L'amore mi ha portato la mimosa alla polverina. Io credo che alla fine poi Nicola e la squadra abbiano pagato il logoramento di 3 mesi vissuti sempre sull'orlo di una crisi di nervi. Perché tu lo Perché oggettivamente da Sassuolo in poi,
per voler dire, ma già si era cominciati male, perché non dimentichiamo che qualche titubanza c'era stata anche in estate nel riaffidare la squadra a Nicola, nel cominciare con Nicola, poi c'era stata la vicenda Sabatini che probabilmente, voglio dire, ha creato ulteriore tensione. Dopodiché da Sassuolo in poi è stato un continuo, ragazzi, cioè se noi andiamo a fare la rassegna stampa delle polemiche che a ogni piezo spinto venivano fuori, ma non per colpa dei giornalisti, assolutamente, una volta tanto i giornalisti davvero non c'entrano nulla, perché la Sanitana se le faceva da sola, e una volta Firmano, è una volta De Sandis, è una volta Nicola, è una volta Iervolino, la Sanitana era sempre in prima pagina o nella home page per qualche polemica. Alla fine, secondo me, Nicola ha perso di serenità, ha perso di lucidità, sono saltati gli equilibri, le dinamiche delicatissime dello spogliatoio si sono compromesse e la società ha tardato molto in un avvicendamento che, secondo me, concordo con quello che dicevano gli amici da Monaco di Baviera, doveva essere consumato all'indomani della partita di Monza. Perché quella di Monza aveva chiarito chiaramente che purtroppo era giunta al capolinio, l'esperienza di Nicola, e bisognava cambiare. Donna, ti chiedo, ma vedi tutta questa differenza? Allora, diciamo, non condivido totalmente... Al di là della vittoria, insomma, dell'entusiasmo che c'è dopo la vittoria, tutte le belle cose che vogliamo dire per i risultati positivi, però vedi tutta questa differenza? Sicuramente solo chi non fa non sbaglia. Certo. Quindi, in ogni caso, il mister si è preso le sue responsabilità, parliamo di Nicola, se volete, anche se siamo in una nuova fase, però dico... non condivido totalmente l'esame, perché comunque sulla Sanitana gravavano diverse assenze, quindi alcuni ruoli erano dovuti ed erano anche dei rimpiazzi che non avevamo, con giocatori che ahimè a volte erano poi in ritardo di condizioni, che adesso stanno ritornando. Io dico che la Sanitana con e senza Pasquale Mazzocchi non è la stessa Sanitana per la verve, e anche mister Soso lo diceva, a prescindere dell'apporto tecnico e tattico, proprio come espressione e volontà come uomo. Quindi ci sono queste piccole dinamiche che ci portano a fare delle considerazioni, però ovviamente non penso proprio sia giusto parlare del passato, né tantomeno rimbancare quello che è stato. Credo che quello che osservo adesso è sicuramente un assetto tattico diverso, nei quali i giocatori, e qui adesso troviamo la motivazione, bravura dell'allenatore o possibilità di ritorno degli altri, insomma attualmente ci sono dei diversi ruoli, quindi mi fa piacere, ed è anche normale, non che alcuni giocatori che prima giocassero male, è normale che adesso c'è la possibilità di dire ho una nuova chance e gioco con il massimo delle possibilità, con un altro tipo di serenità. Anche prima, quando scendevano in campo e giocavano di meno, io ho visto sempre che davano il massimo. Attualmente alcuni giocatori che prima giocavano di meno adesso sono iper presenti e si esprimono al massimo, e io penso che sia frutto di quello che noi dicevamo, cioè di quella serenità che l'ambiente riesce ad esprimere in questo momento e la carica che loro ritrovano dentro. Quindi penso che non sia semplicemente la differenza del modulo tattico, ma anche quella, più il cambiamento, più una serenità, più un ambiente ricombattato, che penso non sia secondario. Penso che ci sia stato questo passaggio con i tifosi, non quelli della Curva Sud, che io apprezzo tantissimo per come sostengono in casa e fuori casa, ma a volte negli altri settori sentivo eccessivi fischi, e come diceva mister Sosa anche un po' prima, cioè nel riscaldamento, quando i giocatori ovviamente vanno sostenuti. Io, per mio parere personale, che condivido con voi e che resta mio parere, insomma, può lasciare il tempo che trovo, però penso che a fine partita sia giusto fischiare o meno i calciatori, ma durante una sostituzione penso sia totalmente inutile, perché noi pensiamo a sostenere la squadra, poi alla fine è giusto che ci sia, ognuno abbia il suo parere, però io esprimo la mia, che ripeto, lascio il tempo che trovo. Forse ho parlato anche troppo, mi dispiace di aver rubato qualche minuto. È così. E allora, Michele, che dici? La classifica... No, ma a me fa impazzire, ogni tanto esce qualcuno di nuovo dall'arredo, veramente è una cosa, si deve aspettare. No, sono sempre gli stessi. Ho capito che vanno a bere il nettare del luccolo. Sì. Vanno e si rinfrescano l'ugola. Mangiano un frust, una cosa, insomma. Vanno e bene, mi aspettavo, vanno a stoccare il depodon, bellissimo. Michele, la classifica... Non siamo tanto d'accordo con Roberto per l'analisi, l'ultima analisi fatta. Vai, dici secondo pure. Dal primo tempo con la Juventus
la Salernitana dalla domenica successiva ha sbagliato completamente, sempre modulo. Abbiamo vinto l'unica partita a Lecce con un modulo che gli era stato imposto a Nicola dall'opinione pubblica, dai tifosi, forse anche dal direttore sportivo, però non era nelle sue corde. Non ha capito, cioè, come giocatori che giocavano fuori ruolo, ci ha penalizzato tanto questo fatto. Cioè io ero un grande estimatore di Nicola, ma nelle ultime partite proprio aveva perso proprio la bussola proprio completamente. Puoi rispondere se vuoi. No, è perché cioè, nel parere ognuno ovviamente meno male, ci mancherebbe. E io sono, mi fa piacere diciamo avere un contraddittorio, ma è a prescindere che è una soluzione, anche per tutto quello che si è visto, penso che già è tutto assolutamente tranquillo. Sto scherzando. Beh, io diciamo non ho niente da controbattere, anche perché una tua visione è più che giusta. Io non la condivido, ma voglio dire, come tu lo condividi a me, ma molto serenamente. Peppe, sulla classifica, la Salernitana insomma, fa la Serie A da 2 anni. È una classifica, secondo te, che deve preoccupare? C'è un margine di vantaggio importante, i 10 punti sono stati purtroppo dilapidati, però insomma il tempo per far bene c'è. Sei d'accordo con il direttore sul Verona, sulla Cremonese? Soprattutto sulla Cremonese. Se io se dovessi dire quale delle ultime tre ha maggiori possibilità di portarsi nuovamente in zona salvezza con un colpo di reni, io dico la Cremonese, perché è la squadra in assoluto che più mi ha impressionato. Ho avuto modo di vederle più o meno all'opera ravvicinate contro il Napoli. Devo dire che quella che più mi ha impressionato è la Cremonese, che giova ricordare in Coppa Italia, vabbè, è un'altra competizione, la partita è secca, però ha fatto fuori Napoli e Roma, cioè la squadra che vincerà il campionato e la Roma che corre per la Champions League e che proprio qualche giorno fa ha battuto clamorosamente la Juventus. Per cui io credo che la Cremonese sia un avversario temibile da tenere d'occhio, per cui è importantissimo mantenere il passo e dare continuità di risultati, sì. Don, sulla classifica? Ma leggermente preoccupato per preoccupato, insomma. Vedo che il Verona può essere in palla. Poi diciamo, purtroppo il Verona c'ho sempre l'occhio di riguardo per il mio amico Simone Verdi, però credo che possa ritornare a dar fastidio, anche se l'ultima partita avrebbero forse dovuto fare qualcosa in più, però resta così, quindi va bene, insomma. Chi è sotto di noi stanno sempre bene. Più squadre abbiamo sotto, va bene. Meglio. E allora andiamo al telefono. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Antonio. Prego, Antonio. Io ho parlato con voi un po' di settimane fa. Sì. Quando c'era ancora Nicola. Sì. Siccome mi hanno detto che tengo poco, un minuto circa. Sì. E dovrei essere molto sintetico. Sì. In effetti io direi di volare basso ad Angelo, perché lui pensa di vincere a Milano, cioè o spera. Purtroppo noi dovevamo vincere con la Sampdoria e non abbiamo vinto, cioè le Aquile non hanno osato purtroppo. E quello è il punto. Questi 2 punti persi io penso che peseranno molto sul proseguo del campionato, erano decisivi. Rispetto alla partita dunque, che abbiamo vinto, cioè mettiamo in caso che le 2 azioni fossero andate in rete della squadra avversa del Monza, noi parleremmo a questo punto di tutt'altra cosa. Grazie. Grazie a te Antonio. Voglio dire, perciò invocavo quando dicevo che ci voleva un portiere che valesse punti, non era per denigrare Sepe come Iannicelli pensa, che ovviamente c'è, perché in certi ruoli bisogna avere qualcosa in più. Ciò l'aveva dimostrato. E col Monza, giustamente ricordo il nostro amico Antonio, è stato decisivo a fine primo tempo in due circostanze, anche sull'1-0. Anche prima del primo gol della Salernitana. Quindi, voglio dire, Ochoa è un giocatore della Salernitana. Non è questione di volare basso.
È una speranza, perché io vedo dei miglioramenti della Salernitana. Siamo d'accordo che è un'occasione persa contro la Samp, però siamo anche un po' ottimisti, perché non è una squadra, secondo me, almeno in queste partite, non ha dimostrato di essere più una squadra allo sbando, come è successo nelle settimane precedenti. È una squadra che in questo momento sta in campo, che dice la sua, magari sbaglia in maniera clamorosa, ma 15 giorni non è che poi un allenatore può fare miracoli. Su questi, insomma, si attrezza qualcun altro, vero, Don Roberto, per i miracoli. C'è l'anno scorso. Esattamente. Però, voglio dire, già alcune situazioni, portiere, tenuta difensiva, tenuta tattica in campo di una squadra sempre corta, che concede poco agli avversari, che cerca di concedere poco agli avversari. Don parlava prima di Mazzocchi. Mazzocchi c'è, ma è come se non ci fosse, giustamente. È un giocatore, signori miei, che deve recuperare da un bruttissimo infortunio. È già bello vederlo in campo, ma per vedere quel Mazzocchi che noi conosciamo, abbiamo ammirato e che ci ha trascinato nella prima parte del campionato, gli dobbiamo dare anche il tempo di fare minutaggio, di rientrare in corsa durante diciamo, questa fase di campionato. E un pizzico, adesso mi sento di essere, come dire, di avere un pizzico di ottimismo, e voglio dire, secondo me a Milano, anche per le circostanze, come dire, degli avversari, questo sia ben chiaro, però la Salernitana può provare, secondo me, il colpo grosso, perché ieri sera la Cremonese perché perde col Sassuolo? Alla fine il punto alla Cremonese non serviva, perché sul 2-2 la Cremonese intuisce che se fa il colpo col Sassuolo, certo, fa un balzo in avanti, diventa come la vittoria di Marassi per la Salernitana l'anno scorso. È quello che, diciamo, serviva alla Salernitana a Genova, non c'è stato, vero, abbiamo fatto un punto, sì, il Verona l'abbiamo tenuto a distanza, una giornata in meno, e secondo me con questo Milan ce la possiamo giocare. Poi, voglio dire, tutto può essere nel calcio, però ci andrei adesso con un po' di ottimismo in più. La nostra grafica, Peppe, dice: che diavolo sarà? Che Milan, mamma mia, indecifrabile, cioè il Milan, a parte che appunto bisognerà capire la Coppa quanto inciderà sul rendimento dei rossoneri, però è veramente difficile da spiegare questo Milan, no? Che alterna dei momenti d'oro con delle strisce positive di risultati e poi incappa in sconfitte brutte come quella di Firenze, perché il Milan non solo ha perso a Firenze, ma è stato un po' dominato sul piano del gioco. Vi ho sempre detto che voi il Milan lo avete sempre sopravvalutato, caro Peppe, e non mi dire che ha vinto lo scudetto. Però è squadra da zona Champions, non credo si possa discutere che sia una squadra da zona Champions. E vedere questa altalena di risultati, è una squadra da zona Champions, però una terza, volta c'è la Lazio, una volta l'Atalanta, una volta, diciamo, c'è la Roma, quindi c'è tutto un turbiglione, quindi essere in zona Champions in questo momento non è che abbia un grande significato. Me, dopo Napoli, e Inter, la squadra più forte del campionato è Milan in quanto tale. Poi secondo purtroppo me dopo Napoli e Inter, secondo me, vabbè, la Juve può darsi. No, la Juve è la più scarsa. La Juve però è la più scarsa del campionato. Secondo me la squadra più forte è la Roma. Tu dici? Ma è fuori discussione. Quindi che Milan deve aspettarsi la Salernitana? È un Milan con punti interrogativi. Io so però che Salernitana ci sarà. Cioè non ci sarà la Salernitana sconclusionata del match d'andata, perché ripeto, penso che sia quella Salernitana era decisamente sconclusionata, e se tu fai 45 giorni di stop, 30 di ritiro, quello che è stato, e di preparazione ad una gara contro il Milan, hai tutto il tempo di prepararla e la prepari così bene che dopo 20 minuti, se il Milan stava 4-0, non ci sarebbe stato nulla da dire, significa che hai sbagliato tutto dalla A alla Z, al di là del valore di giocatori come Leao, contro i quali anche il più forte difensore del mondo va in difficoltà. Detto questo, io mi aspetto una Salernitana molto attenta, molto compatta, molto orgogliosa, anche perché poi, tutto sommato, diciamo anche la verità, la pressione psicologica per una gara del genere è relativa. È tutto perché sul Milan. Don Roberto mi insegna, lui è anche un grande motivatore, ovviamente. La motivazione ce l'hai perché giochi a San Siro e per molti è la prima o la seconda volta che si affaccia ad una platea del genere. Ma al contempo sai che tutto sommato in classifica hai un vantaggio ragguardevole,
che se dovessero andare male le cose, ma giochi bene, nessuno starà lì a crocifiggerti. Secondo me le ragioni per poter tentare un colpaccio di pressione c'è più sul Milan, certamente, soprattutto se va male in Coppa. Ma scherzi, anche perché il posto Champions del Milan per l'anno prossimo è tutt'altro che sicuro. Certo, è chiaro. E allora sentiamo ancora chi c'è al telefono. Pronto? Pronto, buonasera, sono Antonio, chiamo da Piazza Casalvore. Vorrei fare una domanda prettamente al dottor Iannicelli. Sì. Per quanto riguarda l'angolo curva La Piazza Casalvore è bellissimo, che ci riporta a quella salernitana. I vecchi fasti della salernitana che fu. Era nel cuore della città. Insomma. Vai, scusi, ti ho interrotto. Vai Antonio, vai. Volevo dire al dottor Iannicelli, che penso che senz'altro mi potrà aiutare a capire, che sta al comune. Ma la verità sulla curva Nord, si può sapere come sta, se è possibile? Grazie e buon lavoro. No, credo ci sia proprio il capitolo della trasmissione, quindi se ci segue tra qualche minuto subito dopo parliamo. Questa discussione. Resti in linea capitolo, perché ne parliamo il capitolo tra qualche curva minuto. Nord. Bene. Che Milan incontriamo? Don Roberto. Ma fatto che già so diavolo, per me c'è già va in difficoltà. Sicuramente tutto quello che hanno detto i direttori è più che è giusto. Mi auguro che sia un Milan che non vuole risorgere proprio con la Salernitana, insomma, e sia stanca, al di là del risultato, diciamo, di Coppa, sia anche stanca. E poi è verissimo, loro con noi hanno tutto solo ed esclusivamente da perdere. La Salernitana, seguendo le ragioni del cuore, farà sicuramente un'ottima prestazione. Mister Sosa sicuramente è abituato a questi palcoscenici, ci darà la possibilità di stare a San Siro con il giusto passo e con il giusto piede. Andiamo a Monaco di Baviera. Michele, che Salernitana vi aspettate? Una Salernitana molto compatta. Giusto per dire, un Pirola che in mano a Nicola faceva molte figure, domenica ha fatto una grande prestazione. Quindi l'allenatore conta anche, non moltissimo, ma ha cambiato proprio marcia con i calciatori. Noi siamo convinti che piano piano pure Mazzocchi crescerà di condizione, maggiore pure. E poi dobbiamo sempre guardare a Bonazzoli, che è un talento inespresso a Salerno. Michele, abbiamo anche ritrovato Sambià, a proposito di calciatori che insomma avevano poco spazio o nullo. Quello Nicola aveva sempre fiducia in Sambià, dobbiamo dire la verità. Però un atleta che ha subito un coma ha visto dei suoi tempi. Raccontaci, voi siete stati anche a Genova, no? Avete incontrato i tifosi della Sampdoria, poi non abbiamo detto, Peppe, di questa grandissima prova di civiltà che hanno dato le due tifoserie, bel clima, tifo per tutti i 90 minuti e soprattutto questo scambio di idee, di opinioni, sono usciti insieme tifosi della Sampdoria e tifosi della Salernitana, insomma spettacoli che lo sport dovrebbe dare sicuramente più spesso. Vai Michele. E noi questo abbiamo notato, oltre che abbiamo preso il caffè insieme a loro, abbiamo anche scambiato le sciarpe. Loro hanno parlato in modo entusiasta della nostra tifoseria, e giustamente noi anche noi abbiamo cambiato l'affetto che hanno dimostrato nei nostri confronti. Abbiamo trovato un clima sereno dove veramente pure i bambini possono andare a vedere partite. Felice e bello. Un bel clima. Una bella atmosfera, anche se erano ultimi, ma no, non sono ultimi nel cuore, perché sono grandi tifosi come quelli della Salernitana. E abbiamo visto e continuiamo a vedere anche le immagini dei più piccoli allo stadio. Allora... Poi devo dire che è chiaro che la maglia granata è la maglia granata, però in assoluto fin da bambino la maglia che vi ha affascinato di più è sempre stata quella della Sampdoria. Sì? Perché sì, questo blu bellissimo, poi la banda con i tre colori molto inglese, eccetera, davvero io tra le due sponde, poi Genoa è nel cuore di tutti noi, perché Genoa è la storia e le radici del calcio italiano, però una simpatia per la Doria io ce l'ho. E credo che sia un patrimonio del calcio italiano, è stato uno degli scudetti più belli, quelli del povero Gianluca Viali e di Roberto Mancini, credo che sia stato uno degli scudetti più entusiasmanti della storia del calcio italiano, e quindi bene.
il direttore lo guardava con aria che non perché vi perché è bello. Parlate di un blu, mi pare che sia un po' un direttore. No, belli, colori poi del fatto, mare, poi la banda. Insieme tutti i tifosi, Doriana, Genoa. È stato il derby di Genova è uno spettacolo. Una volta sono andato, però ero nella curva genuana perché ho i cugini lì e sono tutti rigorosamente genuani, mi portarono lì a vedere il derby ed è uno spettacolo, straordinario. Telefoneranno i per dirti cose inenarrabili. E allora io devo salutare gli amici di Monaco di Prosit. Baviera. Grazie a Michele e a tutti. Ciao ragazzi. Possiamo fare un saluto? Certo, prego. Volevo salutare tutti innanzitutto gli amici di Rocca Piemonte. E da sempre seguiamo la Salernitana, siamo grandissimi tifosi. E mio padre, grandissimo, grandissimo tifoso della Salernitana, Vincenzo. Un abbraccio a tutti. Grazie ragazzi, buonasera. Ciao, grazie. Sempre. A presto. E complimenti per tutto quello che fate per la Salernitana. Noi ci fermiamo ancora per la pubblicità, ma torneremo. Penso che abbiamo finito. Sì. No, parleremo della curva nord. Sì, un tema dobbiamo, molto caro. Andiamo dobbiamo in pubblicità. Una risposta. Se ne parleranno proprio. Eccoci qua, di nuovo con Granatissimi, apriamo il capitolo Curva Nord. Peppe, faccio iniziare a te perché ci sono delle novità clamorose, dice Tommaso. No, ci sono delle novità, si sta lavorando, come giustamente hai detto, in queste settimane con prefetture e questura per poter arrivare a una soluzione. Il famoso Lodo Marotta, giusto? Diciamo che il percorso ormai è condiviso da tutti i quattro soggetti della vicenda, ciascuno per la propria competenza, cioè la Salernitana, il Comune di Salerno, la Prefettura e la Questura. Si è condiviso unanimemente, è notizia appunto delle ultime ore e ne parleremo poi anche con una clip, credo, ho visto dalla scaletta, di far sì che la curva nord vada riservata ai tifosi della Salernitana e che i tifosi ospiti invece saranno collocati nello spicchio del settore distinti, quello per capirci più vicino alla metropolitana, diciamo guardando dalla tribuna centrale verso sinistra. Questo comporterà ovviamente la necessità di una serie di lavori di adeguamento sia all'interno dell'impianto con dei pannelli divisori che dovranno essere approvati dalla Federazione e dalla Lega, e nell'area esterna verrà eliminata quella specie di aiuola perché verrà creata una zona di prefiltraggio e di accesso riservata alle tifoserie ospiti che arriveranno allo stadio Orecchi dal sottopasso di via San Leonardo, che sarà chiuso in modo dinamico, quindi sarà possibile utilizzarlo fino ad una certa ora per tutti e poi verrà chiuso quando arriveranno le tifoserie ospiti. Questo piano è frutto dello studio, di alcune simulazioni, di una condivisione. Adesso si passa alla fase operativa. Direi però che da questo punto di vista si va decisamente verso una disponibilità dell'impianto che consentirà anche alla Salernitana di adottare una politica di prezzi più popolare. Perché io immagino che chi ha l'abbonamento in curva sud resterà, come è logico e giusto che sia. Ma magari tanti che nel settore distinti non riescono sempre ad andare, perché ovviamente il costo nei distinti è più oneroso rispetto alla curva nord, potranno trovare nella curva nord la piena soddisfazione di vedere la gara dal vivo, che è sempre la cosa più bella, ad un prezzo popolare, e questo credo sia una buona notizia per tutti. Ecco, questo è il tragitto e questo è il percorso. E allora ci guardiamo l'intervista al sindaco Vincenzo Napoli e poi parliamo dei tempi. Sentiamo Enzo Napoli. Sindaco, un nuovo incontro per affrontare il tema legato alla curva nord. Quali sono gli aggiornamenti al termine di questo vertice in prefettura? Noi stiamo seguendo passo passo l'iniziativa progettuale che il Comune di Salerno ha offerto all'attenzione della Questura e della Prefettura, finalizzata appunto al massimo utilizzo dello stadio, con un'ipotesi di lavoro che prevede la tifoseria ospite in un angolo, in una fetta dei distinti, e quindi aprire totalmente la curva nord. Abbiamo appaltato e già assegnato l'installazione di altri tornelli che consentano il pieno utilizzo della curva nord, della curva per i tifosi, dislocando i tifosi in questa posizione laterale ai distinti,
si è immaginato un'ipotesi progettuale che stiamo seguendo passo passo insieme agli organi competenti. Oggi abbiamo avuto un ulteriore incontro di approfondimento che ha investito le problematiche che riguardano l'antincendio, la sicurezza, insomma tutti gli aspetti che possano rendere fruibile interamente lo stadio, e abbiamo fatto un ulteriore passo avanti. Naturalmente c'è ancora da lavorare, ma noi stiamo chiedendo alla prefettura un passo adeguato per fare in modo che tutto quanto deve essere progettato e immaginato vada con grande rapidità. E il nostro progetto l'abbiamo inviato già da tempo in prefettura e lo stiamo discutendo, lo stiamo affinando per tappe successive. Oggi abbiamo avuto un ulteriore passo in avanti perché gli enti si sono dimostrati attenti e concordi su alcune ipotesi di lavoro che abbiamo elaborato, ci hanno suggerito alcuni spunti che approfondiremo e ho chiesto un incontro nell'arco di una ventina di giorni per il successivo passaggio, fino ad arrivare poi alla fine a fare un progetto che sia condiviso. Quali potrebbero essere i tempi e quello che si chiedono un po' i tifosi per la riapertura totale della curva nord? Beh, insomma, questi sono da valutare, perché una volta che avremo ottenuto il visto della questura e della prefettura, dovremo passare ad una fase di realizzazione progettuali per rendere poi fisicamente quando è disegnato sulla carta, e quindi vedremo, insomma, noi stiamo costantemente sul pezzo dando tutta l'attenzione che la questione merita. E allora, direttore, mi pare insomma che il quadro sia chiaro, si stia procedendo per l'apertura della curva, però insomma, dobbiamo anche dire a beneficio di chi ci ascolta che i tempi, Peppe, non saranno, no, cioè non lo facciamo domani mattina. Il sindaco abbia individuato un target e anche la Sanitana ha come target che la prossima campagna abbonamenti permetta di mettere in vendita per i tifosi granata la curva nord e la curva sud. Ecco, diciamo che il target vero è questo, anche perché guardando anche il calendario ormai di partite in cui ci vorrà tutto lo stadio, probabilmente è difficile immaginarle, probabilmente insomma saranno una o due di qui alla fine dell'anno. A me piacerebbe, ma questo è una mia idea, che magari anche in via sperimentale il modulo trasferimento dei distinti delle tifoserie ospiti potesse essere sperimentato anche prima della fine del campionato, magari anche senza tutta quella dotazione tecnologica che è necessaria magari quando arrivano masse enormi di tifosi, ma se magari in una trasferta arrivassero 100 tifosi con rapporti pacifici tra le tifoserie, si potesse immaginare un sistema di filtro e di presidio del settore senza, ripeto, tutti quegli accorgimenti che serviranno però poi una volta a regime, sarebbe bello sperimentarlo anche entro la fine del campionato, insomma. Beh, però non ho memoria, contro la Juventus quanti tifosi juventini sono stati ospitati? Ce n'erano almeno 10.000 in tutto lo stadio. No, vanno in curva 2000. E quelli della parte della parte. Circa 2000. Ma la nuova dotazione è già in appalto, quella per poi aprire tutto il settore nella sua interezza. Quindi diciamo 2000, esatto. Tifosi della Juventus hanno avuto accesso alla curva nord. Sì. Che quindi è agibile per 2000 tifosi. Esatto, il sindaco lo diceva, no? Che l'ulteriore dotazione, bene. Esatto. Bene. Con chi giochiamo la prossima partita in casa? Bologna sabato 18 marzo alle 18. Perfetto. Non credo che da Bologna... Tu dici ci sarebbero già le condizioni per... In questo momento però non... Cioè io è questo che non capisco. Perché fin quando arriva la Juve e ti porta 2000 tifosi, certo. È giusto, voglio dire, arriva il Napoli, il Milan... nulla tanto. La domanda è quando ci sono esigue, quando ci sono 50 tifosi della squadra avversaria, perché sacrificare un intero settore? Sarebbe quando ce ne possono andare 2000, 1500, non lo so. Scusa, perché non mettono i tifosi della Senato? E questo è il ragionamento. In attesa di tutte queste belle cose che siamo detti, che sono cose importanti, perché il Lodo Marotta vedo che va avanti. È una cosa coraggiosa, perché voglio dire è anche abbastanza raro negli stadi italiani che le tifoserie ospiti siano collocate così vicine. È un po' un modello come a Marassi, no? Grosso modo. Modello Marassi, sì, esatto. Sì.
Sarà bello, speriamo di poterlo fare anche senza. Faranno una gabbia, però sai, speriamo per forza, di no, per... speriamo, sarebbe bello farlo senza. Pure a Torino, così uno spicchio laterale. Sì, sì. Faranno per forza una gabbia, Peppe, perché poi devi, lo so, però devi anche... Da quando la Sud è senza la gabbia non è mai successo un problema, mai ma nulla. Sulla, sono tutti cioè, credo della... bisogna dare anche fiducia alle... Lì sono tutti tifosi della Salernitana. Lo so, c'è qualche tifoseria con cui non corre buon sangue, sarebbe molto, molto pericoloso lasciarlo in balia delle onde. Prevenire sempre. Però prevenire. Insomma, i passi avanti sono stati fatti, mi è chiaro che insomma, sì. Quello che diceva il direttore passi anche sotto l'occhio vigile della questura e della prefettura, no? Eh sì, perché se da Bologna arrivano 50 tifosi, scusate, è vero quello che dice Peppe, non ci saranno più pienoni. È anche vero, però se tu invogli i tifosi con un prezzo popolare, può darsi che insomma un po' di gente in più ci viene, che poi non bisogna mai dimenticare la dinamica economica. Però popolare fino a un certo punto, perché Salernitana poi ha il problema che avendo venduto gli abbonamenti ad non un certo prezzo, certo. Ovviamente almeno un euro in meno, chi ha comprato l'abbonamento facendo la somma di tutti i biglietti deve averlo pagato, certo. Sennò, certo. Parliamo di curva e curva, ovviamente. Sì, però devi creare, perciò dicevo, a me piacerebbe che verso la fine del campionato, magari partite che non hanno questa grande importanza, cioè, perché sia la Salernitana che il Sassuolo già salve, faccio un esempio. Perché non provare a fare questo esperimento, insomma? Perché non provare a fare questo esperimento? Potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un'idea. No, devo dire che da questo punto di vista gli uomini della questura sono estremamente attenti, rigorosi, hanno predisposto simulazioni. C'è uno studio molto, molto severo e rigoroso. Per esempio l'esperienza è stata molto, sai cosa è stato molto importante? Anche come ha funzionato tutto il piano di sicurezza del Capodanno in piazza. Tu ponevi il quesito alla vigilia del Capodanno. No, ma allora scusate, se la curva resta parzialmente aperta, com'è che facciamo il Capodanno in piazza? Si fa se si fanno le cose. Siccome la città come modello organizzativo ha dimostrato di poter reggere questa cosa, anche i nuovi concerti, noi avremo due grandi concerti, abbiamo Mengoni che è già sold out e Rossi Vasco Rossi che manca poco, avremo 100.000 persone in 4 giorni che frequenteranno la Rechi, sarà un altro grande stress test per le capacità della città e sarà molto importante anche questo aspetto. E allora sentiamo, tutto dipende dal telefono. Piano traffico. Ecco il piano traffico. Tommaso, al concerto ci vai a piedi. Sui 15-18.000 regge perfettamente la situazione. Quando superi 20.000 va in difficoltà. Perché abbiamo visto nelle partite, tu ci vai sempre, no? Sì. Quando sono 15-18.000 i tifosi, anche 20.000, va, voglio tirarla, non c'è nessun problema. Si esce e si defluisce in modo liscio. Quando superi quella soglia, devi attendere. È molto difficile trovare soluzioni alternative. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? No. Pronto? Pronto? Carmine! Ciao Carlo, saluto a te, a Don Roberto Faccenda, a Peppe Iannicelli, a Tommaso D'Angelo. Tommaso D'Angelo, faccio i complimenti sul fatto dello Stato, che ha detto fra un anno si fa tutto. Amen, amen. Almeno qualche cosa si vede a Salerno. Poi sul Milan ha ragione, perché il Milan è schizofrenico quest'anno. Oggi te lo dai, domani te lo toglie. Siccome c'è Sosa, può darsi che qualche punto, qualche cosa lo portiamo, non come a Nicola, col Milan fece quella partita là, sapete Leao, se ci lascia le fasce, è come un treno. Ma Sosa, sapevo fatto su. Poi come abbiamo noi una partita domenica col Milan che dura, anche lo Spezia c'ha l'Inter in casa. E il Perone c'è, cioè il Monza. Io ho visto il Monza che ha perso con noi domenica scorsa, ma ho visto che ha giocato con l'Empoli, ha fatto un partitone in Monza, ha messo sotto l'Empoli e l'Empoli pure gioca bene. Perciò sto dicendo, non sono partiti di salute domenica né per noi, né per poi il Perone e né per lo Spezia. E poi dico un'altra cosa, tenetelo presente che il terzo posto quest'anno è ballerino, Cremonese, Sampdoria e Verona se la giocheranno alla morte, perché il terzo posto è ballerino, c'è cioè la Juventus che ha il processo giudiziario e non si sa come va a finire. E voi lo sapete meglio di me che siete grandi giornalisti. Carmine, buonasera. Carmine, ti do una brutta notizia. Dagli sta brutta notizia, ha chiuso. Terz'ultimo, sì. Dagli sta brutta notizia. Secondo me confermeranno i 15 punti di penalizzazione e finisce la storia. Sì, sì, sì. Dici? Ma allora, se io e te andiamo a fare una rapina,
e ci prendono, non è che a me mi condannano e ti lasciano libero. È chiaro che c'è un concorso fra me e te, che siamo andati insieme a fare una rapina. Certo. Allora tu non è che puoi condannare solo me, e che me le sono fatti da solo. Allora significa che molte cose dovrebbero venire fuori, dato che ovviamente c'è una tendenza ad annacquare tutto, perché salterebbe il carrozzone, diciamo, certo, la verità. In qualche modo tendono a salvare la Juventus, la quale dicono, vabbè, 15 punti fuori dalla Champions, vabbè che sarebbe andata fuori lo stesso, quindi tutto sommato non è che cambiava molto, e ce la cavavamo così. In questo momento, perché poi sento qualche santone per televisione che dice sì, ma no, quindi sono tutte cose che ti fanno presagire. Io mi auguro che ovviamente non sia così, mi auguro che si faccia pulizia nel mondo del calcio, che non comporti solo, come dire, un discorso sulla Juventus. C'è qualche altra società che è implicata in queste operazioni. Allora io non capisco perché la Samp, quella non doveva neanche essere iscritta al campionato. Voglio dire, lo scorso anno noi ci hanno frantumato le scatole per la vicenda Lotito. E non solo. Intendevanti i fiocchi, il nastrino, eccetera. Esatto. I cereali. Esattamente. Voglio dire, sulla Sampdoria si è chiuso un occhio, due occhi, e forse anche il terzo. C'è la vicenda, diciamo, che riguarda la Juventus, ma anche altre 5-6 squadre, chi più e chi meno. Voglio dire, vi siete dimenticati quando vi raccontai della famosa sconfitta della Juventus contro il Genoa? Qui abbiamo le registrazioni, per chi non ci avesse seguito. Voglio dire, e questo è il frutto di un calcio malato, amici miei, è il frutto di un calcio malato. Allora, io ho paura che si tenderà... Intanto io dico, noi salviamoci sul campo, poi si vede, perché esatto, dico sempre che poi può succedere di tutto, quindi noi salviamoci sul campo, poi si vede. Però un po' di pulizia non guasterebbe. Un po' di pulizia non guasterebbe. Guardiamo il prossimo turno, che siamo ai minuti finali. Sì, anche noi, perché ho voglia di una bella birra che gli Anicelli mi dovrà offrire stasera. Lui non bello. Può bere. Gli faccio compagnia con il cuore. Con il cuore. E allora, apre Spezia Inter. Sarà un piacere. Alle 20:45, poi Empoli Udinese, Napoli Atalanta, Bologna Lazio, poi le gare di domenica, Lecce Torino, Cremonese Fiorentina, Verona Monza, Roma Sassuolo, Juve Sampdoria, chiude lunedì sera la Salernitana. Insomma, occhio a Spezia Inter, no? Sì, poi vediamo, facciamo il nostro, poi vediamo le altre. E noi giochiamo per l'ultimo, quindi diciamo le... Non dobbiamo guardarle tutte. Le guarderemo tutte, le guferemo anche, però diciamo attendiamo lunedì sera. Ma non ci facciamo condizionare, giochiamoci la nostra partita. Assolutamente, ma non credo sia... Mi chiedo, Verona-Monza, quale sia il risultato migliore per la Salernitana? Verona-Monza? Secondo me un pareggio è la cosa migliore. Che ne sa? Peppe, sai che da quando ci sono i tre punti... Ah. Cioè... Perché rallenta entrambe, no? Rallenta entrambe. Vabbè, tutto sommato il Monza non è che... Tu lo dai già per salvo salvo? No, dico no. Per salvo salvo non, cioè, non tenerlo neanche... dentro ancora lì lì. Salvo salvo non do neanche l'Udinese. Esatto, bravo. Eccetera. Però è chiaro che con 32 punti se nella situazione della Salernitana brava di qualche tempo fa, un paio di mesi fa, voglio dire, anche perché mi pare che il Monza abbia dimostrato ancora vivacità. E allora noi siamo in chiusura. Grazie a Don Roberto Faccenda. Grazie a voi. Ma della famiglia Faccenda? Enzo, intendi? Sì, abbiamo una parentela. Però non sono arbitro, ci tengo a sottolinearla, perché per ovvi motivi di bestemmia in gola e altri motivi. Grazie a Peppe Annicelli. A te, buonasera a tutti, grazie. Grazie a Tommaso D'Angelo, a Filippo Notari, Carmine Quaglia, e in regia Gerardo Napoli e Orlando Matarazzo, che compie gli anni e quindi auguri. Gli facciamo gli auguri in diretta. Grazie a voi che ci avete seguiti da casa. Torniamo lunedì con Offside e poi martedì con Granatissimi. Buonasera e grazie a tutti.